tema é la nostra identità francescana, che è una realtà importante, complessa, perché implica diversi fattori, diversi livelli, eccetera, e dinamica. È una realtà non fatta, non pronta, è da costruire, non è stata. Allora io seguo più o meno il testo per essere anche più oggettivo, più veloce. Nel capitolo del 2009 si è fatto un mandato 2, che chiede al definitore generale di approfondire il tema dell'identità. L'approfondimento dell'identità è esigenza innanzitutto del carisma stesso. Ogni carisma è un dono dello Spirito per il bene della Chiesa e del mondo, e ogni carisma porta con sé la sua originalità, la sua identità specifica. Non possiamo pensare ad una sorta di uniformità tra i diversi carismi. Questo sarebbe un impoverimento teologico e spirituale per la famiglia che appartiene a un certo carisma, come anche sarebbe un impoverimento per la missione nella Chiesa e nel mondo. 3. Il tema dell'identità è rilevante per la rivitalizzazione del carisma e della vita religiosa. Ci siamo convinti che questo tema è di particolare rilevanza nella ricerca di rivitalizzazione del nostro carisma oggi. L'interesse per questo tema non è solo nostro, ma è in certo senso di tutta la vita religiosa. In ambito dei diversi organismi di vita religiosa, ad esempio Unione dei Superiori Generali, delle Superiori Generali, anche ad esempio in Brasile la conferenza dei religiosi e altri, si considera che l'identità è un tema urgentissimo. In questo mondo dei cambiamenti rapidi e sorprendenti, del pluralismo di ogni tipo, della crisi dei valori, abbiamo bisogno di chiarezza sul nostro essenziale, sugli elementi che ci identificano, su ciò che ci offre una stabilità spirituale. Cioè già tra le diverse realtà in crisi attualmente, una realtà è questa dell'identità. E questo non solo tra di noi, nella vita religiosa, ma anche nel senso delle culture, nel senso delle persone. Certo, c'è diversi ambiti della società, vediamo questa crisi di identità. Uno degli aspetti della crisi della vita consacrata, in genere, è la crisi di identità. La vita consacrata si trova in un momento di transizione, in un crocevia decisivo. Essa non è più quella di ieri e forse non è ancora diventata quella che dovrebbe essere. Sono diverse le domande con delle risposte non chiare nel momento attuale. Chi è veramente il consacrato? Che senso ha la vita consacrata nel contesto attuale? Quale è il luogo ed il contributo specifico della vita consacrata nella Chiesa e nella società oggi? Possiamo parlare di crisi di identità non solo in senso negativo e non solo in riferimento alla vita religiosa. La crisi di identità colpisce in certo modo le diverse istituzioni, i gruppi culturali, le differenti religioni, il cristianesimo stesso. 4.1. La crisi di identità all'interno dell'ordine. Chiarezza teorica nei documenti, però abbastanza incoerenza nella pratica. Ortodossia da una parte e dall'altra parte
una incoerenza o tante sfide nel corto prazo. Già si è detto che abbiamo una chiarezza elaborata, oggettivata, dottrinale nei nostri documenti, nelle Costituzioni generali, nei capitoli generali, nella riflessione in genere. Abbiamo una buona ortodossia, l'abbiamo detto diverse volte. Però nel vissuto, nella vita quotidiana, nella prassi, c'è molta incoerenza. Essa non va capita propriamente in senso morale. Il Concilio Vaticano II ci ha invitato a tornare alle origini, alle intenzioni più autentiche del fondatore e cercare l'aggiornamento per i nostri tempi. In questi ultimi decenni, dopo il Concilio, abbiamo fatto un bel cammino, però rimane certo malessere nella vita religiosa e anche tra di noi. Sembra che non siamo riusciti ad aggiornare bene alcuni aspetti più radicali del carisma: la qualità di vita veramente evangelica, il primato di Dio nella vita quotidiana, l'ardore missionario, la mobilità e la creatività nell'evangelizzazione, l'equilibrio e l'articolazione delle diverse dimensioni della nostra forma vita, le relazioni fraterne tra fratelli chierici e fratelli laici in tutti gli ambiti della nostra vita e missione. Nella formazione troviamo tante sfide e difficoltà per aiutare i giovani e i frati a fare il processo di continua e progressiva identificazione con la nostra forma di vita. Stili di vita e le attività. Nelle nostre presenze e nelle tante attività dell'ordine abbiamo difficoltà a testimoniare uno stile francescano di vivere, di essere presenti ed attuare. Un modo francescano di evangelizzare nelle parrocchie, nelle scuole, nei santuari, nelle missioni, in base alla fraternità e alla minorità, con la priorità dello spirito di orazione e devozione, con particolare ardore missionario. Inoltre, il troppo fare svuota in certo modo da lì dentro l'obbedienza alla nostra forma di vita. Altro aspetto, poco contatto con le fonti, le costituzioni generali, il nostro patrimonio. Diciamo con molta facilità che le nostre costituzioni generali sono molto buone, molto illuminanti, un bellissimo aggiornamento della regola per il nostro tempo. Però l'impressione è che in genere nell'ordine si ha poco contatto, poca familiarità con essi. Non sono uno strumento di continuo confronto con la nostra vita. Lo stesso si può dire del nostro patrimonio culturale, intellettuale, missionario, artistico. È molto assente nei nostri centri di studi e nella nostra formazione. Per molto tempo, uniformità tra diversi carismi nella vita religiosa. Durante un lungo periodo prima del Concilio c'è stato un modello uniforme della vita religiosa, in base fondamentalmente al modello monastico. Si è costruita una figura di vita religiosa molto consistente e di brillante esito, socialmente ben riconosciuta. Il Concilio ci ha spinto a recuperare lo specifico dell'identità di ogni carisma, di ogni istituto. E finora questa nuova figura non si è ben consolidata nella pratica. Un secondo aspetto della crisi di identità a partire dal contesto culturale. Non c'è dubbio che viviamo un tempo di grandi cambiamenti, un tempo che ci mette in crisi. Il contesto culturale postmoderno, fortemente presente nel mondo occidentale, ma con penetrazione anche in altre regioni del pianeta, è molto esigente. Le nuove generazioni hanno tutta una mentalità diversa, una nuova sensibilità. Ma anche noi adulti ci lasciamo afferrare dallo spirito di una nuova cultura
che ci arriva via mezzi di comunicazione, internet, mondo della città, eccetera. Anche noi siamo postmoderni. Una delle caratteristiche di questo nuovo momento culturale è la centralità dell'individuo. L'individuo vuole essere libero e autonomo. È lui a fare le scelte, a prendere le decisioni, a assumere l'identità. Disagio tra identità istituita e identità scelta dall'individuo. Tradizionalmente, le istituzioni, famiglia, religione, scuola, politica, offrivano i punti di riferimento per la costruzione dell'identità dell'individuo. Nella mentalità postmoderna, le istituzioni hanno perso la forza di riferimento. L'individuo non rifiuta l'istituzione e la sua offerta di identità, però non la considera come l'unico riferimento per la costruzione della sua identità. Non c'è più un sistema di valori permanente, un valore che oggi è significativo, domani forse non lo è più. Oggi si fa la professione solenne per la vita consacrata, e domani si fa un'altra opzione. L'identità dell'istituzione non è l'unica per l'individuo. L'identità che l'istituzione vuole trasmettere è una tra altre identità possibili per l'individuo. Facilmente assume più di una identità. Lui è uno quando si trova in ambienti di anonimato, e l'altro quando si trova in ambiente pubblico o religioso. Una è l'identità performativa dell'individuo, quella dell'attività, della professione, della comunicazione pubblica, e l'altra è quella della sua vita privata, i comportamenti personali, il convivere in famiglia, in fraternità, eccetera. L'individuo decide, sceglie, cerca la sua identificazione. C'è anche un altro problema che è una certa disintegrazione dell'unità tra spiritualità, vita fraterna. Si constata una frammentazione tra esperienze spirituali, vita fraterna comunitaria e missioni. Le esigenze pervenute dalla società alle nostre istituzioni ci hanno sconvolti nello specifico del nostro modo di essere e fare. In ogni carisma, l'identità dell'essere e del fare si costruisce in base all'articolazione e all'unità coerenti tra vita spirituale, vita fraterna e missioni. La società esige istituzioni con capacità di concorrenza, con utilizzo di tutte le nuove tecnologie, con qualità professionale, eccetera. Quinto punto, passi fatti in questo sessegno riguardo al tempo. Riflessioni nel definitorio. Abbiamo riservato diverse sessioni nel nostro definitorio per riflettere su questo tema dell'identità. Abbiamo chiesto l'aiuto di alcuni veriti, in particolare di Fra Fernando Livi, Fra Cesare Baiani. Uno ci ha aiutato a entrare più profondamente nella ricchezza dell'esperienza spirituale di San Francesco, della regola e della Costituzione generale. L'altro ci ha fatto capire l'importanza dei segni dei tempi, dell'essere con la Chiesa nel mondo, del dialogo con le culture contemporanee in atteggiamento simpatico e critico. Lettere in occasione della festa di San Francesco. In linea con il mandato 2 dell'ultimo capitolo generale, abbiamo scritto due lettere in occasione della festa del nostro serafico padre San Francesco. Nel 2010 abbiamo scritto una lettera all'ordine con riferimento particolare ai fratelli presbiteri nel contesto dell'anno sacerdotale. Nel 2011 abbiamo scritto una lettera con riferimento alla vocazione dei fratelli laici della nostra unica fraternità di frati minori. In essa abbiamo invitato le entità e i fratelli laici stessi a proseguire nell'approfondimento di questo tema,
e fare dei suggerimenti concreti in vista di una coerenza pratica più credibile nella nostra vita e missione. Condivisione e dialogo con ministri, visitatori, undertaker. Abbiamo proposto e presentato questo tema dell'identità in diversi incontri formativi con i visitatori, con i presidenti delle conferenze, con i neoministri, con gli undertaker, con gli uffici della Curia Generale, in particolare con il Segretariato di Formazione, Studi, Missioni e Evangelizzazione, GP. In ogni incontro abbiamo avuto dialogo e abbiamo raccolto dei suggerimenti per migliorare il sussidio in elaborazione. E alla fine abbiamo elaborato anche questo piccolo, breve sussidio sulla nostra identità francescana. Come ha mostrato bene ieri Fra Vincenzo, questo sussidio si inserisce nell'insieme degli altri sussidi che abbiamo fatto. 6. Elementi riguardanti il tema. Un elemento importante è che l'identità francescana è centrata nel vivere il Vangelo. È il punto di partenza. Poi, il secondo elemento, l'identità evangelica è realtà aperta, dinamica, in via, si costruisce nel quotidiano. Il terzo elemento, l'identità esige chiarezza sull'essenziale, ripartire sempre di nuovo dal Vangelo. Esige rivisitare le nostre fonti e le costituzioni generali. Esige un dialogo simpatico e critico con il mondo, con le culture. Esige anche una comunione con la Chiesa. Ad esempio, adesso con Papa Francesco abbiamo tante provocazioni proprio rispetto alla nostra identità. Ad esempio, il fatto che lui ha scelto questo nome, Francesco, penso che ci provoca abbastanza, ci ispira. E poi il suo pellegrinaggio, ad esempio, in Assisi, eccetera. L'identità esige una pedagogia esperienziale, partecipativa. Punto 7. Beh, qui volevo solo dire che questo nostro tema centrale del CPO ha a che vedere con l'identità, cioè noi vogliamo un insieme di strutture che siano d'accordo con la nostra identità. E diverse volte nel definitorio abbiamo anche detto questo, che le nostre costituzioni generali, i nostri statuti ci offrono in certo modo quell'insieme di strutture che sono abbastanza in sintonia con la nostra identità. E qui ad esempio importante è l'attenzione al linguaggio. Che è vero che siamo noi a fare il linguaggio, però il linguaggio anche ci fa. Ad esempio, preferire il linguaggio superiore invece di ministro o guardiano non è indifferente. Oppure padre anziché frate fa una differenza. Poi incoerenze nella pratica, ad esempio, in tante situazioni il guardiano non fa veramente ruolo del guardiano. Tante volte lui è un amministratore, uno che si preoccupa con chiudere una porta, aprire l'altra, quindi questo non è veramente un ruolo secondo la nostra identità. Oppure anche i capitoli locali, tante volte i capitoli locali non sono veramente utilizzati come un mezzo di animazione, di costruzione della fraternità. Anche il ministro provinciale, noi abbiamo situazioni in cui il ministro provinciale è un vero dittatore, o in altre situazioni il ministro provinciale lascia fare, cioè non assume il suo vero ruolo. Poi la grande sfida sicuramente è mantenere la fedeltà creativa nelle strutture di governo, secondo una tradizione, ma anche sempre in risposta e in dialogo con le nuove situazioni. Ultimo aspetto. Il sussidio.
questo sussidio della nostra identità francescana. È un sussidio molto semplice, non vuole essere propriamente un documento, è frutto della riflessione del definitore in diversi momenti con diversi gruppi, eccetera. Vuole stimolare in modo particolare i frati a rivisitare la regola e la Costituzione generale. Vuole rinnovare la coscienza sullo specifico del nostro carisma. Propone il dialogo con le culture attuali, con il segno dei tempi, in un modo simpatico e critico. E è in linea con gli altri documenti che noi abbiamo elaborato in questo sessione. E finalmente vuole essere anche uno strumento che può servire per la riflessione personale, per una riflessione, un cammino in fraternità, anche in capitoli, in altri momenti della vita dei frati, delle province, dell'entità. Grazie. Grazie.